31 anni, vive a Pesaro ed è regolare sul territorio nazionale. Nonostante questo, è già noto alle forze dell'ordine per tentati furti, danneggiamenti e false dichiarazioni a pubblico ufficiale circa la propria identità. È il marocchino denunciato dalla polizia per un fatto risalente al 10 giugno scorso. Il ragazzo, alle 1.50 circa, ha tentato di infrangere, utilizzando il coperchio di ghisa di un tombino, prelevato poco distante sulla strada, la vetrata di una tabaccheria in viale Buozzi. L'azione era finalizzata ad entrare all'interno del negozio per commettere un furto. Non è stata portata a compimento solamente per la resistenza del vetro antisfondamento e così è stata anche ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del negozio. Le immagini, visionate in un secondo momento dagli investigatori della squadra mobile, hanno così consentito di risalire all'identità dell'autore, appunto il 31enne marocchino. Sono stati gli agenti della squadra mobile, guidati da Stefano Seretti, a riconoscerlo ed identificarlo nel corso di alcune verifiche finalizzate proprio alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. L'uomo, in uno di questi controlli, aveva tentato di sottrarsi alle verifiche delle forze dell'ordine, fornendo generalità poi risultate false. Gli agenti stanno effettuando ulteriori accertamenti per appurare l'eventuale coinvolgimento del marocchino in altri furti verificatisi nella stessa notte a Pesaro ai danni di altri esercizi.